Buonasera. Le segreterie regionali di FILT, FIT, UILT, UGL e ORSA sono intervenute in merito alle condizioni dei treni liguri sui quali sono spesso guasti o malfunzionanti gli impianti di climatizzazione. I sindacati puntano il dito sui rischi che corrono quotidianamente i viaggiatori e i lavoratori sui treni. Vediamo il servizio. Segnaliamo rischi di malore grave a carico di viaggiatori e lavoratori che operano a bordo dei treni Intercity, Tello e regionali che viaggiano sul territorio ligure a causa delle temperature elevate quando, come è accaduto in questi giorni, nelle carrozze si guastano gli impianti di climatizzazione a causa della vecchiezza delle vetture in questione. Lo fanno sapere FILT, FIT, UILT, UGL e ORSA, che segnalano la situazione dei treni liguri in questi giorni. Corse soppresse perché non funziona l'aria condizionata, oppure convogli che viaggiano, ma con l'impianto di climatizzazione spesso non funzionante, nonostante il caldo torrido e afoso di questi giorni. Chi si sposta in treno è spesso costretto a subire notevole disagio. A rischio di malore, sottolineano i sindacati, che si è già concretizzato in un ricovero di una lavoratrice, si aggiunge quello di aggressioni a danno del personale di bordo che lavora a diretto contatto con i passeggeri infuriati per le pessime condizioni di viaggio. I sindacati chiedono perciò un intervento nei confronti di Trenitalia, Divisione Passeggeri Long Haul, Divisione Passeggeri Trasporto Regionale e verso la società Tello, controllata al 100% da Trenitalia, che effettua servizi Italia-Francia, per ristabilire condizioni sicure di viaggio e di lavoro, anche nel rispetto del regolamento riguardo i diritti e gli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, nel caso di servizi di lunga percorrenza, che corrispondono alla garanzia di sicurezza a bordo e coincidono con dignitose condizioni per lavoratrici e lavoratori. Un'equipe dell'Istituto Gaslini di Genova ha salvato la vita a un bambino tunisino di soli 2 anni che aveva subito complicanze in seguito ad un intervento al cuore. Il piccolo è stato trasferito d'urgenza dall'ospedale di Tunisi al reparto di rianimazione del Gaslini. I particolari in un servizio. Un'equipe del centro di rianimazione neonatale e pediatrica dell'Istituto Giannina Gaslini è volata in Tunisia per permettere il trasporto urgente di un bambino in gravissime condizioni dall'Hôpital Larabda di Tunisi al Gaslini di Genova. Il bambino aveva subito un intervento cardiochirurgico di correzione della tetralogia di Fallot, effettuato nell'ambito della convenzione tra Gaslini e Ministero della Salute tunisino e CNAM Caisse National d'Assurance Tunisienne. Delicato intervento cardiochirurgico perfettamente riuscito era stato eseguito dal direttore della cardiochirurgia del Gaslini, Giuseppe Pomé, presso l'ospedale tunisino. All'intervento, tecnicamente riuscito, con decorso post-operatorio immediato normale, erano seguite complicanze impreviste. Il paziente aveva sviluppato una complicanza respiratoria di origine infettiva con componente emorragica polmonare che ha rischiato un nuovo supporto con ventilazione meccanica invasiva. A quel punto, le condizioni erano gravissime e sarebbe stato troppo rischioso lasciare il bambino in Tunisia. Per questo è stato organizzato un tempestivo trasporto presso la rianimazione dell'ospedale pediatrico genovese. L'equipe della rianimazione del Gaslini ha stabilizzato il paziente per poi trasferirlo in aeroambulanza e consentirgli di arrivare in condizioni stabili nella rianimazione del pediatrico genovese. All'interno dell'aeroambulanza è stata allestita una vera e propria postazione di terapia intensiva che ha consentito di mantenere il bambino in ventilazione meccanica e di garantire l'infusione continua di farmaci. Oggi il piccolo è completamente fuori pericolo e presto sarà dimesso e potrà tornare a casa dai suoi genitori. È stata prorogata a lunedì 8 luglio la scadenza per presentare domanda per i rimborsi ai privati e imprese che hanno subito danni a seguito della mareggiata che colpì la Liguria nell'ottobre 2018. Lo ha stabilito con un'ordinanza il presidente di Regione Liguria, Giovanni Totti. Vediamo il servizio. Ulteriore proroga a lunedì 8 luglio per la presentazione delle domande per accedere ai contributi destinati ai privati, alle imprese e alle attività agricole colpite dai danni della mareggiata e del maltempo che si è abbattuto sulla Liguria il 29 e 30 ottobre dell'anno scorso. Lo ha deciso con un'ordinanza il presidente di Regione Liguria e commissario per l'emergenza Giovanni Toti. L'ulteriore posticipo è stato deciso per andare incontro alle richieste del territorio e fare in modo che tutti i danneggiati, imprese economiche e produttive,
produttive, agricole, della pesca, dell'acquacoltura e privati possano presentare domanda di rimborso producendo le perizie necessarie. Questa scelta, spiegano il presidente Toti e l'assessore regionale alla protezione civile Gianpedrone, è stata effettuata per andare incontro a tutti coloro che hanno subito danni a causa della mareggiata dello scorso anno, per dare più tempo per la compilazione delle domande e raccoglierne il maggior numero possibile. Si tratta dell'ultima proroga possibile per poi avviare le istruttorie. Si è svolto stamani a Villa Buselli ad Arma di Taggia l'incontro dal titolo Liguria in Salute della UIL Liguria per parlare di sanità e di sviluppo della nostra regione. Al centro della tavola rotonda gli obiettivi del ponente, l'entrata dei privati e il conferimento dei servizi dell'ospedale nuovo provinciale, presente tra gli altri anche il segretario nazionale della UIL Antonio Focillo. Allora, quali sono gli obiettivi preposti nell'ambito di questa discussione? Ma intanto è di capire che cosa succede con l'ospedale nuovo qui in questo comune, perché tutti hanno detto che ci sarà un nuovo ospedale che giustamente può essere un'opportunità anche economica per tutto quello che ne consegue dal punto di vista dell'indotto. Poi può essere un servizio per i cittadini molto importante. Il problema, come al solito, è che si prevede una infrastruttura, ma poi c'è tutto il resto, bisogna inserire il personale, bisogna inserire tutte le macchine che sono operative in un ospedale. Mentre c'è un problema per un altro ospedale a Bordighera, dove una parte di personale passa con la struttura privata. Noi abbiamo chiesto che in questo caso ci fosse una garanzia, si chiama clausola sociale, che quei dipendenti non subissero il passaggio a una regola diversa da come sono stati assunti tramite concorso, che dipendente pubblico, lo prevede la Costituzione, entra solo per concorso, e che abbiano quindi rispettate tutte quelle che sono le loro prerogative. Infine si è discusso molto di che cosa devono fare le istituzioni. Io ho posto un problema che è un po' più grande, che riguarda lo stesso governo, cioè oggi quello che manca è una progettazione, una programmazione a un modello di società. In passato la centralità era la persona e su tutto questo lo Stato garantiva diritti che erano previsti dalla Costituzione, la sanità, l'assistenza, la scuola pubblica e così via. Mano a mano queste sono state ridimensionate a vantaggio dei privati, esternalizzazioni, privatizzazioni, e il pubblico è diventato sempre un qualcosa di aggiuntivo rispetto al privato. Noi chiediamo invece che il pubblico ritorni ad essere importante proprio per la funzione che svolge nel modello di società europea che ha costruito il welfare proprio a difesa di tutti i cittadini. Infine, noi ovviamente pensiamo che i pubblici dipendenti e in particolare quelli che vivono nella sanità debbano essere maggiormente valorizzati. Una qualsiasi azienda senza investimenti né in tecnologia, né in formazione, né in professionalità e né in nuovi prodotti è fuori mercato. Il pubblico oggi è fuori mercato, abbiamo 8.000 medici nella sanità pubblica che l'anno prossimo non ci saranno più e 15.000 operatori, e qui si fanno le campagne per mettere le impronte digitali invece di fare piani straordinari di occupazione, perché senza di loro non garantiremo i servizi ai cittadini. Quindi c'è un interesse a tutelare i lavoratori, ma c'è un interesse a tutelare i cittadini, così come la Costituzione prevede. Alla discussione è intervenuto l'assessore regionale all'edilizia Marco Scaiola. Nel suo discorso ha affrontato i temi dell'ospedale nuovo, della formazione degli operatori sociosanitari, del PUC e anche dell'università, argomento di fondamentale importanza per la nostra provincia. Sentiamo. Assessore, nel suo intervento ha toccato diversi temi, dal PUC, università e l'ospedale unico, meglio come lo definisce lei, ospedale nuovo. Ecco, quest'opera è fattibile? Certo che è fattibile e la vogliamo realizzare. Oggi ho voluto parlare di piani urbanistici, di quelli che stiamo facendo in tutta la Liguria, qui in particolare a Taggia, al grande lavoro di sinergia che c'è con l'amministrazione Conio per dotare il comune di Taggia di un PUC che ruoti intorno al progetto del nuovo ospedale e che dia anche alla città, ma a tutta la provincia, la possibilità di accedervi in maniera efficiente ed efficace. Durante il dibattito si è parlato anche di dare ovviamente possibilità di formazione a
tanti operatori del settore sanitario, la collega Cavo, delegata alla formazione, sta facendo un grande lavoro per dare risorse ai territori e quindi portare avanti questi corsi. C'è il tema dell'università, che è anche molto attuale, ho voluto affrontare perché al di là di qualche polemica sterile di natura politica, la Regione Liguria insieme alla nuova amministrazione provinciale stiamo facendo un grande lavoro per salvare l'Università d'Imperia, la vogliamo salvare più che altro la possibilità a tanti studenti di studiare nella città capoluogo dell'Imperiese. Ovviamente le leggi nazionali, le ultime riforme, in particolare la Delrio, hanno reso la provincia praticamente non più in grado di dare risorse all'università, anche nel caso in cui queste risorse ci fossero. Anche le riforme fatte per le regioni hanno tolto a noi la possibilità di dare un contributo diretto alla facoltà universitaria, all'attività universitaria, e quindi stiamo insieme con il coinvolgimento fondamentale di tutti i comuni della provincia di Imperia, soprattutto quelli più grandi, di studiare un percorso per arrivare ovviamente al salvataggio, ma sono sicuro che ci arriveremo, dell'Università di Imperia. Da sabato al via anche in provincia di Imperia i saldi. Le vendite promozionali dureranno fino al 19 agosto, ma c'è anche chi ha giocato d'anticipo. I particolari in un servizio. Anche in provincia di Imperia i saldi prenderanno il via sabato 6 luglio e proseguiranno fino al 19 agosto. Saranno quindi 45 giorni di occasioni affari in tutti i centri cittadini. A Imperia Negli e i commercianti, per dare il via alle vendite promozionali, hanno organizzato per sabato una serata di apertura notturna con musica. Anche a Sanremo i commercianti stanno pensando ad aperture allungate. In molti casi, comunque, in modo particolare le grosse catene commerciali, stanno già inviando messaggi in questi giorni sui telefoni cellulari dei clienti più affezionati per proporre sconti anticipati, nonostante per legge siano vietate vendite promozionali nei 40 giorni che precedono il periodo dei saldi. In effetti l'interesse della gente per i saldi negli ultimi anni è andato calando e soprattutto i rivenditori più grandi si attrezzano come meglio possono per invogliare i clienti agli acquisti e contrastare in questo modo anche la crisi, che comunque continua a interessare tutti i settori economici, anche se meno che negli anni passati. Prende il via anche quest'anno a Imperia, nella cornice del Duomo San Maurizio, la stagione del Festival Internazionale Serate Organistiche Leonardiane. Il primo appuntamento è per l'11 luglio. Vediamo. Presentata ufficialmente al Duomo di San Maurizio di Imperia la nona stagione del Festival Internazionale Serate Organistiche Leonardiane, che si svolgerà quest'anno dall'11 luglio al 1 agosto alle ore 21. Illustri concertisti, professori di conservatorio e di università provenienti da Francia, Canada, USA e Italia si alterneranno nella splendida cornice della Concattedrale di San Maurizio per un evento sentito ad Imperia e che ottiene da molto tempo un consenso di pubblico straordinario. Protagonista anche quest'anno la musica organistica, con un programma di rilievo per gli ospiti internazionali che interverranno, e in larga parte si parlerà al femminile. Il concerto di inaugurazione dell'11 luglio infatti ospiterà la giovane ma illustre organista Coraline Amedicane, professoressa del Conservatorio di Beauvais, membro della Commissione Nazionale del Patrimonio e dell'Architettura di Francia. La stagione, che dal 2018 fa parte della stagione culturale del Duomo di Imperia, vede la preziosa collaborazione del parroco del Duomo, Don Lucio Fabris, e il grande appoggio negli anni del reverendo Don Ivo Raimondo e del reverendo Don Gustavo del Santo. La direzione artistica della stagione è affidata al maestro Giorgio Revelli. La stagione Serate Organistiche Leonardiane nasce non solo come offerta culturale, ma anche come attività parrocchiale, attenta alla tradizione musicale imperiese e come contributo di iniziativa per i vari esercizi commerciali della zona. Grande partecipazione ieri a Luano per la cosiddetta Festa del Mare, ovvero la tradizionale processione della Madonna della Visitazione. L'evento religioso ha visto la presenza di confraternite provenienti da tutta la Liguria. Vediamo il servizio.
Si è tenuto ieri a Loano la tradizionale processione della Madonna della Visitazione, protettrice dei pescatori e dei naviganti. Le celebrazioni hanno visto la partecipazione di confraternite provenienti da tutta la Liguria. Da più di 400 anni le cappe turchine organizzano questa ricorrenza religiosa, le cui origini risalgono al 1637, quando nella notte tra il 1 e il 2 luglio le navi dei pirati barbareschi si avvicinarono per saccheggiare la città. Gli abitanti, accortisi del pericolo, si raccomandarono alla Madonna della Visitazione e uscirono in processione. Le torce spaventarono i pirati, che rinunciarono all'attacco. Da oltre 400 anni le cappe turchine fanno rivivere questa ricorrenza religiosa molto sentita dai loanesi. La festa è anche chiamata Festa del Mare perché in questa occasione il gruppo scultorio che rappresenta la Madonna della Visitazione, portata in spalla dalla confraternita delle cappe turchine, compie una sosta per offrire un omaggio speciale al mare. Suggestivo più di ogni altra cosa il momento in cui decine di portatori, con le braccia tese nello sforzo, alzano il gruppo statuario sopra le loro teste e l'abbassano per tre volte nel saluto o benedizione al mare, che è un omaggio a quanti hanno perso la vita nel duro lavoro del mare. Entro 32 mesi da oggi sarà consegnata ai cittadini della Val Polcevera la nuova Casa della Salute presso l'ex trucco di Bolzaneto. Si tratta di una struttura dedicata a servizi sanitari, sociosanitari, ma anche sociali. Vediamo. Al via i 32 mesi per la realizzazione della Casa della Salute della Val Polcevera nell'edificio ex trucco di Genova Bolzaneto, concesso da Città Metropolitana in concessione d'uso gratuita per 25 anni ad ASL 3. Un progetto condiviso tra Regione Liguria, Città Metropolitana e Comune di Genova, ASL 3, municipi e sindaci della Vallata. Nell'edificio troveranno spazio non solo i servizi sanitari e sociosanitari, ma anche quelli sociali. Partiamo con un piano sociosanitario che ha individuato che cosa si intende per area territoriale e parte dei servizi sociosanitari sul territorio in alleanza con medici di medicina generale, i nostri servizi, e con anche gli enti locali. Quindi in questo luogo sappiamo esattamente cosa fare. Ed è questa la novità della nostra riforma del sistema sanitario. Finalmente un luogo che ha messo d'accordo tutti. E questa è una pagina bella che fa piacere, e ringrazio i presidenti di municipio coinvolti e i sindaci che in una conferenza dei sindaci all'unanimità hanno chiesto che fosse questo il luogo. Quindi io li ringrazio perché evidentemente hanno anche agevolato il lavoro della STRE. E grazie al lavoro di Alisa, che ovviamente coordina e sovrintende alla parte area territoriale, faremo in modo che qui vengano date le risposte ai bisogni, la presa in carico, perché avere un luogo così, con queste dimensioni, significa che il cittadino non è poi costretto a vagare tra ufficio spostandosi, ma qui troverà la maggior parte delle risposte ai propri bisogni. Dopo le ripetute aggressioni verbali da parte di un cittadino sanremese, l'artista di strada Andy Lios ieri ha suonato per l'ultima volta a Sanremo. Andrea Ruperto, in arte Andy Lios, forse non tornerà più nella città del Festival della Canzone Italiana, luogo in cui non si è sentito tutelato. Andy inoltre ha chiesto che venga cambiato il regolamento che disciplina le modalità per le esibizioni. Sentiamo. Just what I was saying, and the better reason. We just have a vanity and just go beat the seasons. What we ain't to do. Our name is Abba. That you but I. Andy, dopo quello che è successo, tu sei tornato a Sanremo e sei un artista di strada. Ecco, che cosa non funziona nel regolamento? Dunque, è un regolamento che ha diversi buchi.
secondo la mia esperienza, secondo l'esperienza anche di, insomma, di gente che ha più esperienza di me, non funzionano tante cose, non posso, perché magari c'è qualcosa che funziona se viene modificata una parte e viceversa, no? Perciò ci sono diversi modi per fare un regolamento per la musica in strada. Sicuramente un regolamento che prevede 30 minuti di esibizione e poi ti devi spostare è un po' come dire non scassare. E quindi giustamente qui effettivamente gli artisti alla fine non se ne vedono, si vedono quelli che si spostano, che magari in realtà chiedono l'elemosina, cioè almeno per quello che ho visto io così, oppure no, in realtà qualcuno c'è che però in ogni caso non rispetta questi 30 minuti, no? Perché non possiamo farlo, è impossibile. Infatti ci sono i tempi per allestire, diciamo, la postazione. Sicuramente, io ci metto 15 minuti, poi potrebbe essere un mio problema, diciamo, io ci metto 15 minuti, 30 minuti tra smontare, spostarmi e rimontare, quindi per me è veramente infattibile. Poi può essere un mio problema, cioè, magari c'è chi si mette di più, c'è chi ci mette di meno, però almeno per me non è fattibile, ma in realtà per moltissimi altri. E gli acrobati, i giocolieri non si possono esibire perché non si può nemmeno utilizzare una base preregistrata. È impossibile, moltissime forme d'arte non sono considerate, i madonnari non sono considerati nel regolamento, perciò dal regolamento anche il madonnaro dopo un'ora dovrebbe spostarsi. Ovviamente è un regolamento scritto e poi è flessibile, dovrebbe essere flessibile in base, c'è una ragazza bravissima che fa il madonnara e in questi giorni si è messa, ovviamente è stata tutto il giorno perché non puoi fare un disegno in un'ora, però cioè, dovrebbe essere flessibile, sta alle persone a venirsi incontro, tutto così. Poi ovviamente se uno prende il regolamento così com'è e lo vuol fare a tutti i costi, rispettare perché gli gira, può farlo. Cosa possiamo? Può farlo. È così. No more, no more, it can no way. I'm your husband, open up your mind and see like me. La società calcistica ASD Imperia si occuperà della gestione dello stadio Nino Ciccione per i prossimi 6 anni. L'assegnazione della gestione dell'impianto è avvenuta stamani. Il servizio. Lo stadio Nino Ciccione di Imperia sarà gestito per i prossimi 6 anni dalla società ASD Imperia. La società del presidente Fabrizio Gramondo è stata l'unica a manifestare il proprio interesse e questa mattina è avvenuta l'assegnazione. L'ASD Imperia si occuperà della gestione dell'impianto e di tutte le sue pertinenze. Secondo l'assessore allo sport del comune di Imperia, Simone Vassallo, si tratta di un passaggio importante per lo sviluppo del calcio in città. Ci auguriamo che possa permettere alla squadra di crescere, ha affermato Vassallo, acquisendo anche nuovi sponsor in modo tale da poter regalare emozioni e soddisfazione agli imperiesi e soprattutto ai tifosi. Come amministrazione, ha proseguito Vassallo, stiamo procedendo con i lavori di messa in sicurezza della parte strutturale dello stadio e a breve partiranno gli interventi di sistemazione dell'impianto di irrigazione. Verrà così consegnato uno stadio in ottime condizioni, pronto anche ad ospitare grandi appuntamenti, come è avvenuto di recente con il Genoa. Ed ora Riviera Eventi e Autostrada dei Fiori. Thank you.
Non sono segnalati cantieri di particolare rilievo lungo il tracciato di competenza dell'autostrada dei Fiori da Savona al confine di Stato. Potrebbero comunque essere presenti cantieri per interventi minori e si invita pertanto a prestare attenzione alle segnalazioni che si incontrano lungo la carreggiata e a quanto indicato dai pannelli informativi a messaggio variabile. È inoltre a disposizione il sito www.autostradadeifiori.it. È proprio tutto per questa sera, grazie di essere stati con noi e arrivederci. Europarlamento, David Sassoli eletto presidente, scontro Salvini magistrati dopo la sentenza Rackete, Italia in declino demografico e record storico. David Sassoli è il nuovo presidente del Parlamento europeo, il candidato ufficiale dei socialisti e democratici sostenuto anche dal Partito Popolare Europeo è stato eletto al secondo scrutinio della riunione plenaria del Parlamento di Strasburgo. Esulta su Twitter il segretario del PD Zingaretti, un italiano del PD tra le massime figure delle istituzioni europee. Il PD c'è e conta. Scintille tra magistratura e il ministro dell'interno Salvini dopo la sentenza su Carola Rackete. Quando un provvedimento risulta sgradito al ministro dell'interno, scrive la NM, scatta immediatamente l'accusa al magistrato di fare politica. A stretto giro la replica del vice premier. Con quello che stiamo leggendo sulle spartizioni di poltrone e procure a cura di qualche magistrato, penso che siano gli ultimi che possano dare lezioni di morale a chiunque. L'Italia è in declino demografico con le nascite che toccano un nuovo minimo storico segnando i livelli più bassi dall'Unità d'Italia. Lo rileva l'Istat che conta in meno di 500.000 i neonati iscritti all'anagrafe nel 2018, il 4% in meno rispetto all'anno precedente. E diminuiscono anche gli italiani scesi a 55.104.000 residenti. Una diminuzione progressiva. In 4 anni la perdita di cittadini italiani è stata pari alla scomparsa di una città grande come Palermo. Strage in un centro di detenzione per migranti in Libia, almeno 44 le persone rimaste uccise in un raid aereo, la maggior parte migranti africani, almeno 130 i feriti gravi. È la seconda volta che un centro di rifugio viene colpito, hanno denunciato gli operatori delle Nazioni Unite. È scandaloso che i civili debbano essere un obiettivo. E questa era la nostra ultima notizia. Per tutti gli aggiornamenti potete sempre consultare il sito della DN Kronos. Grazie per averci seguito e arrivederci.